Mi aggiorno meglio dopo lo short, ho qualche minuto da dedicarvi. Se direi japonica nel vaso autoirrigante funzionava benissimo, tutto ok, la radice era uscita fuori dal vaso fino a che non riuscivo a capire perché la cocciniglia codonosa ce l'aveva con me, perché non riuscivo a toglierla, a sconfiggerla, neanche con i trattamenti sistemici. L'ho chiesto al venditore, ma è sistemico e non funziona. Non può essere, ma come non può essere? Gliel'ho dato, glielo do mattina e sera. Ecco perché non funzionava, perché nel substrato c'era questa bestiaccia che l'aveva colonizzato il substrato, quindi tutto l'inerte, il bark e il labillo, vedete, a conferma, lei va a spasso, lei sta facendo shopping all'interno del mio substrato, sta nel labillo, nella pietra pomice, quello chiaro al pietra pomice, se la spasseggia tranquilla, anzi, come mai non sono più a casa? Va bene, a parte quello, ho buttato via tutto il substrato, mi ha rovinato anche il vaso, perché il vaso, quella è cocciniglia, quest'altra che vedete è cocciniglia, questi segni bianchi è cocciniglia, ma non solo il vaso, perché si è colonizzato il vaso, il laccio della scarpa no, anche il laccio della scarpa, non c'era un punto dove non ci fosse cocciniglia, quindi se ne è poca di cocciniglia è un conto, ma se ne è tanta buttate via tutto perché trovate all'interno del substrato quello che state vedendo, cioè un disastro. Ogni angolo del labillo era colonizzato dalla cocciniglia codonosa. Che faccio? Prendo le radici, ma non le tolgo tutte, eh? Tolgo solo quelle, guardate il puntino bianco è cocciniglia, tolgo solo quelle dove c'è infestazione di cocciniglia, poi farò un bel lavaggio e vi faccio vedere. All'interno delle radici non c'è un angolo dove non ci fosse cocciniglia, perché era pieno già il substrato, quindi buttate via tutto, buttate via il vaso, tutto all'aria e via. E guardate all'interno anche delle piegature delle radici c'erano segni di cocciniglia. Ho tolto pochissime radici, poi vi faccio vedere. Ce n'è un angolo che è pieno paro di cocciniglia. Là sotto la foglia c'è cocciniglia. Praticamente è completamente infestata dalla cocciniglia. Questo è l'angolo di due radici, è pieno di cocciniglia. Non mi sentiva i trattamenti sistemici, dovevo essere un pochino più accorto prima e capirlo. Questo serve per voi se doveste avere la contaminazione di cocciniglia. Un po' casino, ma quando è troppa c'è qualcosa che non va. Ho preso questa pianta, questa è tutto quello che ho tolto, cioè pochissime radici, alcol isopropilico e acqua, 50% dell'uno, 50% dell'altro, lavaggio totale, completamente a bagno, lavaggio con acqua e alcol isopropilico. Nella pari e patta, 50% dell'uno, 50% dell'altro. Poi in vaso di terracotta e sfagno, perché lo sfagno e il vaso di terracotta? Perché non la posso rimettere in inerte. Lo sfagno è più acido, lo sfagno è un pochino più rognoso anche per la cocciniglia, quindi l'obbligo di cambiare sistema, cambiare modo di coltivare per combatterla.